Ti ho forse chiamato inutile lattina? In realtà volevo dire che sei fantastico, Pigia Robot! Siete tutti belli! Tutti belli! Ai, non fatemi male! Bene, tenetevi il cristallo! È troppo imprevedibile per me! Ma ci rivedremo molto presto, Pigia Pesti! Chi di voi ha il mio cristallo? Falene, prendeteli! Non penso proprio! Vento da super gufetta! Scudi da super gioco! Ritornerò a prendere il mio cristallo, Pigia Pesti! Ci hai salvati, Pigia Robot! Adesso rimettiamo il cristallo al suo posto! Ecco, e sono tutti sani e salvi. Non ce l'avremmo fatta senza di te, Pigia Robot. Sì, ti abbiamo chiesto di rimanere al quartier generale, ma se non fossi intervenuto, ci saremmo trovati nei guai. Grazie. E grazie per aver migliorato la sicurezza. Non credo che Romeo riuscirà più a teletrasportarsi qui. Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Mostriamo al nostro amico che significa avere il controllo dei propri poteri. Gufetta! Vento da super gufetta! Ehi! Che cosa succede? Che cosa stai facendo? Voglio solo farti vedere come uso i miei poteri! Gecko! Muscoli da super Gecko! Oh! 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 Oh, quanto mi gira la testa! Ehi! Ma dove è sparito? Sono proprio qui! Come avete fatto ad imparare a fare tutte queste cose? Allenamento! Come vedi, abbiamo tutti poteri diversi, quindi abbiamo imparato ad usarli nel miglior modo possibile. Devi solo allenarti! Perché con la pratica raggiungerai il controllo. Devo ammettere che siete proprio fortissimi. Forse ho ancora un paio di cosette da imparare. Siamo felici di averti dato una mano. Grazie, ma ho ancora una certa faccenda da sistemare. Ah, finalmente era ora. Forza, andiamo, mini ninja, adesso siamo liberi. Direi che ho visto abbastanza formicadilli stanotte. Ecco qui. Ora ho riparato a tutti i danni che ho fatto. Ci vediamo in giro, Super Pigiamini. Direi che l'abbiamo convinto. Lo spero proprio. Non vorrei mai averlo come nemico. Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Che sentiremo ancora parlare di Arma Dylan. Veloce Robot, prendila! Un lancio perfetto, padrone! Cosa? Oh no! Non direi proprio che fosse perfetto! Oh, scusa, è stata forse colpa mia! Robot, non rimanere lì impalato! Va a riprenderla! Sì, padrone! L'ho presa, ragazzi! Oh no! Cosa? Gecko! Fermati! Presa! Gufetta! La prendo! Mia! Che stile! Bella mossa, Gatto Boy! Bel passaggio, Gecko! È il momento di mostrare quanto valgo! Attento, padrone! C'è ancora una cosa che voglio rendere invisibile. Scegli me! Scegli me! Gecko, il cartello! Subito!
dove potrà mai essere? Robot, non rimanere lì impalato! Aiutami a cercare la pistola invisibile! Ma padrone, la pistola è invisibile! Sono davvero stanco di sentire le tue scuse! Aiutami a cercarla! Obbedisco ai tuoi ordini, padrone! Ma allora ce l'avevi tu! Grandioso, ora me ne occupo io! Fortuna se vai a cercarla, Romeo! Robot! Sì, padrone! Non avere poteri ha anche i suoi vantaggi! Sì! Il raggio di Romeo non ha effetto! Forse non c'è più niente da rubare! Anzi, meglio! Mi hai salvata senza i tuoi superpoteri! Molto eroico, secondo me! Hai ragione! Questo è il momento dell'eroe! Con o senza i poteri! Ma? Levati di mezzo, gattino! Ah-ha! No! Il tuo aspirapoteri ha chiuso, Romeo! Aiutami! Arrivo, padrone! Serve aiuto! Hai la bua! Sai, sei stato troppo duro con Robot! Questa ti sta proprio bene! Muscoli da Super Gecko! Oh, oh, hai! Che male! Errore, 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 errore! Sì! Ti salverò, padrone! Oh, no! Ai! Mi rimarrà il segno! Oh! I miei poteri! No! Ora mi sento di nuovo me stesso! Cosa? Ho dei super raggi felini? Sono invincibile! Piume da super gufetta! Che meraviglia! Quel cristallo ci ha dato nuovi poteri, Gecko! E sono straordinari! Ed è tutto merito di Pigia Robot! Non illudetevi che sia finita qui, Pigia Masks! Sì! Pigia Robot! Di notte salviamo la situazione! Ho mandato all'aria tutto, ragazzi! Vi avevo promesso che avrei protetto tutti i carri! Invece ho pensato solo alla mia lucertola. Questo è lo spirito del carnevale. E allora salviamo il carnevale. È il momento dell'eroe. E come? Sei attaccato alla lingua della lucertola. Smettila, tu non sei un vero pirata. Mi avranno anche bloccato qui, ma so come liberarmi. Gufetta, premi il bottone con le tue piume da super gufetta.
La lingua della lucertola rientrerà e mi libererò. Ma è sotto il controllo di Romeo. Lui lo premerà di nuovo. Colpisci l'antenna sui suoi occhiali, così non potrà più controllare nulla. Fiume da super gufetta! Basta, hai piegato la mia antenna! Oh, sono libero! Andiamo via da qui! No, prima le cose importanti. Devo liberare te e Gatto Boy. Muscoli da Super Gecko! Ora dobbiamo togliere tutti i dispositivi e poi sbarazzarci di quei brutti ninja pirati! State indietro, pigiamini d'acqua dolce! Vento da super gufetta! Fermiamo la nave dei ninja pirati! Più veloce! Un carro mi basterà! Lo trasformerò in un robot e conquisterò il mondo! No! Ormai è diventata la mia nave pirata! Oh! Perché ci siamo fermati? Il semaforo è rosso, ma stai scherzando! Certo che conosco le regole! Col verde passi, col rosso ti fermi! E vieni catturato! Ecco fatto! Ma non è possibile! Come facevate a sapere che sarebbe diventato rosso? Grazie al Pigeon Robot, che controlla tutti i semafori! Battuti da un misero semaforo! Gecko, che stai facendo? Dov'è il mini robot? Qui, con i colori dei Pigeon Masks! Gli piace stare qui! Ha guardato altre foto, controllato i nostri velivoli, esplorato il quartier generale... Esplorato il quartier generale? E se Romeo dovesse tornare a controllarlo? No, l'abbiamo noi il suo telecomando. Ne ha costruito un altro. È molto più grande. Ma lui vuole stare con noi. Quando quell'aggeggio sarà attivo non potrà più scegliere. Dovrà obbedire ai comandi di Romeo, che gli ordinerà di distruggere la nostra base. Distruggere la nostra base? Se vogliamo tenerlo con noi, dobbiamo evitare che quel telecomando funzioni. Ma se Romeo riuscisse a telecomandarlo, noi contrasteremo i suoi comandi con questo. Cioè un telecomando contro l'altro? Beh, meglio di niente. Andiamo! Ok, ma... Sì, lo so. È bella la gattomobile. Credo che ci convenga prendere in squadra Pigeon Robot. Secondo te Romeo riuscirà a telecomandarlo? Spero di no. Ma dobbiamo assicurarci che Pigeon Robot rimanga uno dei nostri. Jackie guizzanti. È enorme. Resta qui, piccolo. Bene. Allora, Gatto Boy, tu con la tua gatto velocità... Oh no! È attivo! Sta per... Telecomandare qualcosa? No, ho soltanto generato un buon vecchio campo di forze. Ma ti abbiamo sentito dire che... Un super telecomando per robot? Sì, fa parte del piano come il mio mini robot, che è così carino e adorabile. Sapevo che l'avreste voluto con voi, e così... Ho costruito un finto telecomando che mi è servito soltanto per ingannarvi! Il metamorfo animalizzante! Con questo posso trasformare chiunque nell'animale che voglio! Bene, ma a che scopo? Sapete, ho sempre desiderato avere uno zoo. E... Robot voleva un cucciolo. Così ho pensato, trasformerò gli abitanti della città in animali! Oh, è vero! E quando avrò finito, conquisterò il mondo! Noi non te lo permetteremo! Oh, davvero? Mi piace il gatto Gatto Boy, padrone! Posso tenerlo? Posso, ti prego! Oh, perché no? Ma dovrai prendertene cura come si deve, capito? Nutrirlo, pulire quando sporca... Beh. Lo farò, padrone, lo giuro! Romeo, fammi tornare umano, subito! Dopo aver promesso un gatto al robot? No, dammi un altro po' di tempo e aggiungerò anche una lucertola e un gufo al mio zoo! Yeah.
Gecko, Gecko, Gecko! Vado a riprendere Gatto Boy. Oh! Che cosa fai? Vuoi fare la lucertola tutta la vita nello zoo di Romeo? Serve un piano. Oh, siamo amici, sì! Pessima mossa, Robot! Superpoteri o meno, sono abbastanza veloce da poter scappare! A dopo! Oh, mamma! Pigia Robot, fra 3, 2, 1, pronti al lancio! Ok, Pigia Robot, avvia la trasformazione! Adesso! Fermata la luna. Vediamo cosa può fare questo giocattolo. Sicuri che sia necessario arrivare lassù? Voglio dire, se quello di Lunetta è solo un bluff, stiamo lasciando incustodita tutta la città. Non possiamo rischiare, Gecko. Che cosa ne è del tuo spirito d'avventura? Sarà emozionante. Chissà che ci aspetta lassù. È proprio questo il problema. Ok. Gecko, hai già impostato la rotta? Gecko? Eh? Ah, sì. La rotta è tracciata. Tutto a posto. Sarà tutto completamente diverso quando sarò sulla luna. Con i nuovi poteri nessuno potrà più fermarmi. Neanche i super pigiamini. Oh, che strano, un razzo a forma di totem. Un momento. Cosa? Ah! Il Luna Magnete è davvero incredibile. Andiamo! Ehi! Fermati! Oh? Il robot vince! No! Sì! Oh, e ora come esco da qui? Finalmente! Cerchi di scappare, eh? Ora vedrai da che parte stanno i tuoi amici. Super pigiamini, super pigiamini, ho trovato Romeo laggiù! Gatto Boy Gecko, sono io. Quello lì è Romeo, è un travestimento. No, è lui! Romeo è un vero genio del male. Ovviamente ha avuto l'idea di travestirsi da me. Se sei gufetta, perché eri nel laboratorio? Infatti! Per tutti i baffi felini! È davvero un travestimento convincente! Ragazzi, credetemi, sono io! Attenti! Ah! Ferma lì! No! Ci ha salvati! È lei la vera gufetta! Romeo non l'avrebbe mai fatto! Il mio piano ha funzionato! Biglietto di sola andata per la luna! Cosa? Non tornerete mai più! Niente malvagi, niente eroi! Finalmente conquisterò il mondo! No! È incredibile che ci abbia ingannati con quel travestimento! E siamo stati così cattivi! Non è tardi per essere eroi! Hai ragione! Che cosa farebbe la bella saetta? Che farebbe, gufetta? Ecco, mi serve qualche suddito fedele che mi veneri. Beh, utilizza quella bacchetta e fa comparire i tuoi sudditi. No, non funziona così, palla di pelo. Immagina se tutti quelli che conoscete e amate fossero forzati a diventare qui sulla luna miei sudditi per l'eternità! Non ci contare. Ah, sì? E chi è che mi fermerà? Tutti noi. Davvero? E allora buona fortuna!
preoccupate, vi faccio uscire da lì in un attimo. Super Geco mimetismo! Sta attento, Geco. Ehi! Chi va là? Allontanati, Geco! Oh oh! Oh beh, guarda un po' chi c'è! Oh, che meraviglia! Presto potrò mettere in mostra la mia raccolta di super pigiamini in questa mia splendida fortezza! Spero che la tua nuova casa ti piaccia, Geco! Aspetta! Come sarebbe a dire? È molto semplice. Tu e i tuoi amici sarete mostrati ai miei fedeli sudditi come il mio più grande premio. Fedeli sudditi? Lasciamo perdere. Ora, fermo lì, lucertolina. Oh, no. Non mi lascerò catturare. Lo vedremo. Corri, Geco, scappa! Oh, guardate. Tutti i baffi felini! Tentacoli? Sarà una strana specie di piovra? Le piovre non vivono nei canali. E quei tentacoli lucidi sembrano di metallo. Braccia di robot! Romeo e il suo robot sono sott'acqua! Quelle strane braccia sono ovunque e rubano di tutto! Prendono tutti i veicoli! Forza, vieni anche tu, Pigia Robot! Se le braccia di robot sono ovunque, ci dobbiamo essere anche noi! Il che vuol dire anche sott'acqua! Sta a vedere, Pigia Robot! Sott'acqua sono nel mio ambiente, sarà facile come immergersi in un bicchiere d'acqua! Attenzione, ragazzi! Palle di pelo! Continuiamo, ragazzi! Sono di metallo. Perché il robot le vuole? Devo tornare sott'acqua e scoprirlo. Vai, Geco, fa vedere che cosa sa fare il signore degli abissi. Noi faremo il possibile da terra. Indizio numero uno. Cresce nell'acqua e nell'aria risplende. Il suo sbocciar da questi due elementi dipende. Ah, un altro indovinello. Qualcosa che ha bisogno di aria e di acqua per sbocciare. Un fiore! Sorvolerò la zona per cercarlo. Vado. Uno splendente fiore di loto! Sì! Bravissima! Grazie! Forte la mia discesa in picchiata! Niente male, eh? Mi sto divertendo! Qual è il prossimo indizio? Una specie di mappa del tesoro ninja e una stella ninja in un punto preciso! Meglio trovarla prima che i mini ninja distruggano la città! Le mie super ali saranno utili! O dovrei dire... super utili! Chi è la grande gufetta? Io! Trovata! La stella ninja! Forza, ragazzi! Dritti per Main Street e poi a sinistra! Ah, aiuto! Che spavento! Dunque avete capito il primo indizio! Fortuna del principiante, non vincerete mai! Ah, se solo i mini ninja avessero le ali! Oh, hai notato che i mini ninja non stanno neanche provando a capire gli indizi? Sì, si limitano a seguirci. Perché pur di vincere tentano di imbrogliare. Andiamo! Sei sicura che sia il posto giusto? Assolutamente sì! Super gatto velocità! Dentro non c'è! Chissà, forse è sotto? Siamo arrivati prima noi! Super gatto velocità!
muscoli da super geco! Sì! Brava la pennuta, eh? Ma... Ehi, smettete di litigare! Ha iniziato lei! Non dovremmo concentrarci sul fermare il piano di Romeo? Ma qual è il suo piano? Non so, le falene non hanno capito bene. Lo chiamava Progetto Briciole di Luna. Briciole di Luna? Sembra un biscotto. Comunque sia, tranquilli. Ho seminato Romeo con un trucco. Trucco? È lui che ti ha imbrogliata! Certo che sì! Con il mio indicatore di posizione ho fatto finta di perdervi, ma vi ho tenuti sempre sotto controllo! Portate via il lunaboard e il magnete! Noi fermeremo il robot! Super gatto balzo! Ehi! Via dal mio posto! Ai, che male! Dobbiamo farlo bene stavolta! Oh, Luna, hai perso i tuoi poteri, ma nessuno prenderà i miei! Andiamo! Dobbiamo fermare Romeo e il suo piano biscottoso! Lunetta, puoi cercare di non infastidire Gufetta? Oh, ci proverò! Sta calma anche tu, Gufetta! Essere in missione vuol dire saper gestire momenti difficili! Ma è lei la persona... difficile? Ok, ok, ho capito! Fermare Romeo, questa è la missione. Punto primo, dobbiamo smettere di scappare da lui e affrontarlo. Così potremo fermarlo. Mi piace! Per farlo, bisogna trovarlo. Bene! Questo vuol dire vista Gufetta! No, meglio le mie falene. Come? Con la vista Gufetta vedo tutto! Le falene vedono meglio. Che strano, non hanno toccato lo shuttle. Andiamo a dare un'occhiata. Per tutti i rettili. Guardate chi c'è. Sì, molto divertente. Fateci scendere, forza! Perché? Non è bello stare lassù? Io direi di lasciarli così. No! Ehi, ma si può sapere come siete finiti lassù? È tutta colpa sua! Le sue falene mi hanno rubato le palle appiccicose! E i suoi mini ninja mi hanno rubato il lunamagnete e il lunaboard! Hanno organizzato una rivolta contro di noi! È normale, visto il modo in cui li insultate e li maltrattate. Mi sembra come un film, la vendetta dei ninja falene! Ora però fateci scendere, va bene? Ah! Oh no, sono tornati! Presto, fateci scendere! Ma non ci metteremo certo ad aiutarli, vero? Quei due sono i cattivi, l'avete dimenticato! Avanti, Geco, siamo eroi, aiutiamo sempre chi è in difficoltà. I ninja falene fanno sul serio! Attenti! Tranquilli, ragazzi, ci penso io! Muscoli da super Geco! Super Pigiamini, noi siamo ancora qui! Sì, giusto! Bisogna farli scendere! La situazione è pericolosa! Ali da Super Gufetta! Super Gatto Velocità! Ecco, siete salvi! Contenti? No! Quegli infidi ribelli hanno ancora le nostre cose! Se sono vostre, allora andate a riprendervele! Stai scherzando? Ma non hai visto quanti sono? Una palla lunare! Ciao, Pigiamini! Che state combinando? Non dire nulla! Il solito giro di perlustrazione per combattere il crimine notturno! Invece a me sembrava che stesse andando in un posto preciso! No! Noi stavamo solo facendo un giro! Dobbiamo tenerla lontana dal museo! Magari... mostrandole qualche mossa! Forte! Ehi, Lunetta, vuoi giocare? Va bene. Che cos'ha questa palla? Energia lunare. Non riesci a prenderla, pennuta? Ha preso la scossa! Fate presto! Geco! Sulla collina, a triangolo, le statue sistemate saranno.
E a mezzanotte la notte del gatto inizierà. Questo modo di parlare sa un po' di vecchio. Questo libro deve essere stato scritto centinaia di anni fa. E se fosse solo una favola? La gatto abi... gatto abi... Ah! Hai sentito anche tu? Voci di gatti del passato. Lo sapevo che era vero. La mia gatto velocità sarà 5 volte più forte. Potrò vedere al buio. Otterrò dei baffi super sensibili. Parlerò l'antica lingua del mio golio. Esiste una lingua del genere? Oh, certo che esiste. Prendi le statue. Nascondile. Super pigiamini, che state facendo? Niente di speciale, vi guardiamo giocare. Vuoi provarci tu, gatto boy? Oh, veramente adesso non posso, gufetta. Sono impegnato con la... gatto abilità. Magari vuoi fare una partita tu, Jacko. Io? Non lo so, sembrerebbe... elettrizzante. Voi, super pigiamini, non avete la minima idea di che cosa ho in mente di fare. Ma prima... facciamo un po' il giochino del... Vieni a prendermi! Scalerò l'edificio e lo catturerò! Mi spazzerò via col mio vento da super gufetta! Gatto boy alla riscossa! La super gatto velocità salverà la situazione! Bell'atterraggio, micetto lesto! Eccoti qui! Che cos'ho che non va? Non ero certo quello che finisce su un albero! Sta tranquillo, va bene! Ma... devo fare sul serio e dimostrare quanto valgo per tutti i baffi! Ora ho la più veloce e rimbalzante squadra di malvagi mai esistita! Giocare, ninja della notte! Ma è una cosa seria! I miei mini ninja non sono solo rimbalzanti! Sono ladri rimbalzanti! Ruberanno ciò che voglio! Strumenti per rendere i miei mini ninja sempre più forti! E tutto l'occorrente per dipingere dei bellissimi ritratti del sottoscritto! Avevi detto che era una cosa seria! E tutti i fumetti del maestro Feng! Ogni singolo fumetto! Entrate in azione! Voi super pigiafesti non li catturerete mai! Li spazzerò via di nuovo col mio vento da super gufetta! Trasporterò tutti quei cosi rimbalzanti con i miei muscoli da super Jacko! Muscoli da super Jacko! Vento da super gufetta! Gatto boy alla risca! E dopo potrò conquistare il mondo! Niente super pigiamini? No, se non troviamo un modo per fermarlo! E che vorresti fare esattamente se ogni volta ti rimando indietro? Addio, pigiapesti! Così non vale, Romeo! Forza, torniamo indietro e sconfiggiamolo! Questo ti ha già messi nei guai la prima volta. Perché hai tutta questa fretta? Sì, non abbiamo un piano. Sei partito all'attacco e ora siamo finiti al punto di partenza. Dobbiamo restare uniti. Romeo stava per fare del male a quel gatto. Dovevo fare qualcosa. Ora andiamo! Sta fermo dove sei, Romeo! Di nuovo voi? Robot, butta via la spazzatura! Nessuno butta via i miei amici! Aspetta, Gatto Boy! Gatto Boy, fermati! Super Gatto Velocità! Funziona, telecomando! Che hai combinato? Non era questo che intendevo con restare uniti! È tempo di rispedirvi indietro da dove siete venuti, pigiapesti! Beh, ancora qualche piccola modifica e il mio raggio riavvolgitore sarà finito! Proprio come voi, super pigiamini! Ancora un tentativo!
tentativo, ragazzi, vedrete! Questa volta ce la faremo! No, essere frettolosi non aiuta! Dobbiamo trovare un altro modo per affrontare Romeo! Gufetta ha ragione! In fondo non sappiamo ancora niente di questo raggio riavvolgitore! Non c'è tempo! Se completa il marchingegno saremo davvero nei guai! Andiamo! Gufetta, puoi darmi un passaggio? Sicuro! Ora fammi atterrare dritto su quella palla! Piano! Oh! Bene! Ecco! Bravo! Bella idea! Mentre tu ti occupi di questa, vado ad aiutare Geco! Padrone, sta fermando la palla, oh per no, ora. Oh no, oh no, oh no! Bene, palla gigante, siamo solo io e te! Fatti sotto! Muscoli da Super Geco! Ci vuole la super presa rettile! Geco! Tutto bene, Geco? Solo un pochino di vertigini. Forse non è così vero che possiamo gestire ogni cosa. Palla fuori combattimento! Gatto, vai attento! Ottima mossa, pigiamini! Ma fermate questa! Diretti al quartier generale! Avevate detto che potevate gestire ogni cosa! Una palla era una sfida!